Il giorno dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione inflitta dalla Corte di Cassazione nell'ambito del processo Maugeri San Raffaele, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni questa mattina è entrato nel carcere di Bollate. L'accusa per Formigoni, per 18 anni alla guida della Lombardia, era di aver favorito questi ospedali in cambio di favori e beni. La Suprema Corte ha ridotto la pena rispetto all'appello perché i capi di imputazione relativi a San Raffaele sono prescritti. Nonostante lo sconto, Formigoni non ha potuto evitare la detenzione per via della legge spazzacorrotti, che non permette di usufruire dei benefici legati all'età. La difesa dell'ex governatore ha comunque depositato istanza per la detenzione domiciliare. Per i legali Formigoni deve poter scontare la pena a casa in quanto ultra settantenne, ma la Procura Generale di Milano sarebbe pronta ad un parere negativo. Negli uffici giudiziari si fa notare che il reato di corruzione in base alla spazzacorrotti è ostativo alle misure alternative. La difesa tuttavia ha evidenziato che l'entrata in vigore della legge è successiva ai reati contestati e che non può avere efficacia retroattiva. Argomenti anche questi che non convincerebbero la Procura. Sull'istanza deciderà comunque la Corte di Appello.